Riprendiamo questo pomeriggio col professore Corrado Martone di Torino, che siamo lieti di accogliere nel nostro istituto e siamo lieti anche di ascoltare. E, eh, <coughs> ha studiato a Torino, a Gerusalemme e a Groningen. Ha studiato con il professore Paolo Sacchi a Torino e col professore Florentino García Martinez a Groningen, nei Paesi Bassi. Eh, la sua tesi sulla regola della comunità, edizione critica, traduzione e commento, ha eh, collaborato a un'edizione degli scritti di Qumran, una edizione bilingue pubblicata a Brescia dall'editrice Paideia nel 2016. Eh, è presidente della Società Italiana per gli Studi del Giudaismo. Eh, adesso gli lascio la parola per imparare cose essenziali su Tuma. Va bene, eh, si sente il microfono, non fai capricci, si sente? Ok. Allora, innanzitutto ringrazio il professore Ska e gli organizzatori per questo invito che mi, ehm, di cui sono molto felice e che mi onorano i due microfoni. Ehm, Cos'è ma la sento solo io? <ride> allora, eh, premetto, do, eh, eh, allora eh, dico che eh, ringrazio eh, il professor Ska per la presentazione, per l'invito di cui sono eh, molto felice. Eh, 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 e onorato, e anticipo: eh, il, tema, il tema di cui parlo: sentirete alcune cose, alcune cose che sono state già dette, perché eh, i testi di Qumran sono eh, molto eh, importanti, sono all'inizio di ogni discorso di eh, de, critica del testo della eh, Bibbia ebraica, e quindi eh, su alcune, alcune cose le avrete eh, mh, sono st già state dette oggi e cercheremo di vedere se si possono di analizzarle magari da un da un'angolatura diversa o comunque in ogni caso ripetita Juvent, eh? quindi donna, eh, vedremo di eh, considerare queste, eh, queste cose, in di approfondirle in qualche modo. Eh? Allora, eh, di, di cosa parliamo? Adesso parliamo dell'importanza, del, come si usa a dire, dell'impatto dei rotoli del mar Morto, della testimonianza dei rotoli del mar, del mar Morto, sulla, eh, sulla storia del testo della Bibbia ebraica. Perché, come si è, qual, si è eh, accennato già oggi, insomma, ma lo, lo ridiciamo più, chiar, chiara, eh, più chiaramente nel contesto degli studi cumranici, eh, prima della scoperta dei testi di Qumran, le testimonianze bibliche, le testimonianze manoscritte del testo della Bibbia ebraica erano testimonianze medievali. Eh? Questo tranne qualche eccezione, qualcosa, il papiro nasce, ma insomma, comunque il grosso della, eh, anzi il grosso, la stragrande maggioranza della testimonianza eh, manoscritta della Bibbia ebraica erano testimonianze medievali. Quindi... Qui eh, si apre un, un capitolo su cui eh, bisogna eh, stare un po' attenti, ma insomma, testimonianze manoscritte. Quindi, chi, chiunque ha studiato filologia, chiunque ha studiato storia dei testi sa che i manoscritti sono ehm, eh, aperti all'errore umano. Lo scriba può sbagliare e tanto più eh, un manoscritto è tardo rispetto alla. alla, alla alla storia che racconta, tanto più può essere aperto all'errore. Eh? Che appunto in filologia il concetto di errore è molto particolare, ma insomma per capirci. Eh? I manoscritti di Qumran. La scoperta dei manoscritti di Qumran, eh, in, mh, che sono eh, in particolare i manoscritti cosiddetti biblici di Qumran, ha in qualche modo eh, portato un, una nuova prospettiva. Perché? Perché ha portato una testimonianza manoscritta di testi biblici molto più antica. Siamo eh, ormai provato da varie eh, metodologie, ma insomma siamo eh, in, negli ultimi due o tre secoli pre-cristiani, più una piccola parte, una secondo alcuni anche una piccola parte nel primo secolo avanti, eh, dopo l'era cristiana. Quindi da una situazione in cui i testi più antichi erano medievali, abbiamo fatto un salto indietro. La, 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 gli studiosi di, 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 di filologia ebraica, di filologia della Bibbia ebraica, hanno avuto una testimonianza molto, eh, è completamente cambiata la prospettiva. Eh. E cito uno degli eh, editori, uno degli editori, dei principali studiosi di... Eh, della, della, ehm, dei testi di Qumran biblici, che è Eugene Ulrich, eh, eh, il quale ha scritto eh, ormai un po' di anni fa che eh, i, i, la testimonianza dei testi di Qumran è stata una vera e propria rivoluzione negli studi, negli studi eh, della storia del testo ebraico. Mm? Però anticipo... Oltre ad aiutarci a avere delle prospettive nuove, ci hanno anche aperto problemi nuovi. Eh? Purtroppo, eh, per alcuni problemi che sono stati in qualche modo eh, risolti, o sono, è stato possibile vederli in modo diverso, altri se ne sono aperti. Eh? Ehm, per capire meglio, per cercare di contestualizzare meglio la cosa, inizierò con una rapida. Eh, prospettiva, un rapido un riassunto, dei, delle principali teorie eh, sulla, sulla storia del testo ebraico, eh. anche beh, con, con le differenze che ci sono state tra prima di Qumran e dopo Qumran. Allora, iniziamo, alcuni nomi sono già stati citati, inizio il, 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 un, Paul Delagarde, Paul Delagarde grande studioso, un personaggio con molte sfaccettature, ora non entro qua nella sua, in certe idee che aveva ma insomma ci fermiamo al all'aspetto scientifico, formulò nel 1863 un'opera famosa dedicata al libro dei Proverbi una teoria secondo la quale tutti i manoscritti ebraici conservati dell'Antico Testamento potevano essere ricondotti a un unico esemplare o archetipo questa teoria poi lo vedremo lui la eh, la eh, adatta anche agli studi sui 70, ma su questo ci torneremo. Quindi un unico archetipo che dà luogo a varie, a varie eh, tradizioni testuali. Paul Kale. Paul Kale propone una teoria in qualche modo... Eh, diversa, in qualche modo differente e in, direi eh, opposta, eh, secondo cui eh, eh, il testo che possediamo dell'Antico Testamento, sia dell'ebraico eh, sia quello dei 70, proviene da una moltitudine di quelli che lui chiamava testi volgari, test, test, che... Ehm, da questa moltitudine si sarebbe arrivati a un certo punto, a un certo punto a una unità. Quindi due teorie contrapposte: una unità che si trasforma in moltitudine e una moltitudine che diventa unità, della Gard e Karl, eh? che riguarda, secondo, lui, secondo questi studiosi, la cosa si può eh, riferire sia all'Antico Testamento, sia, cioè, cioè voglio dire sia all'Antico Testamento ebraico sia ai settani. Queste più o meno sono le due grandi figure. Eh? Paolo Cale, l'archivio del quale è conservato all'Università di Torino, è, appunto, ha dedicato la sua vita alla, allo studio del, del testo ebraico e non solo. E' sempre eh, e grazie, grazie a lui, è stata la sua intuizione quella di intendere come codex optimus, come codex optimus della. Eh, su cui basare le edizioni della Bibbia ebraica il codice di Leningrado che oggi, di cui oggi si è parlato e quello su cui è basata ad esempio la Bibbia ebraica Stuttgartensia e in genere che, che normalmente si, eh, i testi ebraici che, i testi biblici che normalmente vediamo, studiamo basati su questa cosa sono basati sul codice di Leningrado del 1900 dell'era cristiana perché eh, Grazie agli studi di Paul Kale, che ha individuato il, il codice più autorevole della tradizione masoretica. Eh? Con, le, eh, con le scoperte di Qumran le, eh, le, teorie, le teorie cambiano, e cito almeno cito, cito alcune teorie possibili. Questo è Frank Moore Cross, uno, eh, uno dei grandi padri della Qumranistica. Eh? Degli studi cumranici che formula la teoria dei testi cosiddetti locali, testi locali secondo la quale Stra, eh, ci dice eh, Cross, lui che, eh, avendo già a disposizione, avendo già a disposizione i testi di Qumran, tra eh, il V e il I secolo avanti l'era cristiana, si sarebbero formati tre tipi di testi, hm? tre tipi testuali, tre famiglie testuali, ognuno che ha come origine, come centro uno dei grandi centri del Giudaismo. Quindi la Palestina, ovviamente, l'area la, 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 palestinese, la diaspora babilonese e la diaspora egiziana. Le, la, uh, mm, quindi le, le tre grandi comunità della, del, dell ebraiche dell'antichità avrebbero dato secondo Cross tre, avrebbero formato tre diversi tipi di. Tre diversi tipi di testo che sarebbero, sarebbero eh, caratterizzati, avrebbero caratteristiche diverse, insomma. Eh? Ecco, ecco lo, diciamo subito, lo diciamo subito: questa è una teoria molto affascinante, molto ben costruita, ma che in realtà è difficile da provare. Cioè, eh, riuscire a distinguere in questo testo unitario che abbiamo in questo testo unitario che abbiamo quali sarebbero le parti derivanti dalla eh, diaspora babilonese, dalla diaspora egiziana dalle comunità egiziane quindi Alessandria eccetera e eh, la, la, la cosa del Tempio, la, la Palestina eh, sì, uno ci può lavorare eccetera ma restiamo nell'ambito della speculazione del. del non c'è una, una prova provata. Eh? E questo che ho appena detto è un po' il succo, il succo delle critiche, che poi Cross, che era abbastanza impermeabile alle critiche. Eh, non era uno che però insomma comunque le critiche sono state fatte alla teoria dei testi locali è un po' questa sì è molto interessante come costruzione come ricostruzione ma eh, come facciamo a distinguere un testo eh, di origine egiziana o un testo ci sono eh, le prove che portava lui erano eh, sì potevano anche avere altri, altre spiegazioni eh. ad esempio I testi. Ehm, il, il, il testo del 70 la una leggenda che è poi una leggenda, ma insomma, che ha de, de, un fondo di verità, ci dice che è stata tradotta in Egitto. Ma questo significa che allora c'era un testo ebraico egiziano? Non lo so, non lo so perché la, la, la testimonianza della lettera di Aristea dice che il testo che viene tradotto in Egitto da dove arriva? Da Gerusalemme. Quindi Ora non è che voglio fare il processo in contumacia a uh, Frank Moore Cross, vede, voglio dire, per l'amore del cielo, però, ecco, in, in, giusto per uh, instillare l'idea critica. Eh, e un'altra cosa interessante, anche lì... Eh, i testi di Qumran, che Cross conosceva e conosceva bene, eh, come vedremo, danno una idea, una idea di, un, di una grande varietà testuale, pure in una comunità così chiusa. E quindi, questo, eh, secondo lui, i testi derivanti da Qumran, tranne quelli eh, deri, eh, dalle gare 70, sarebbero di origine palestinese. Però, erano anche molto, non c'era assolutamente una fissità testuale, come vedremo meglio. Quindi vedete che la teoria non è così semplice da sostenere e molti autori l'hanno criticata. Eh? Arriviamo, Ci avviciniamo a tempi più recenti. Allora, avevamo qua ecco, un, cito altre due teorie, anche queste in qualche modo direi opposte. Eh? Uno è eh, Scemariau Talmon. C'è Maria Otalmò, un grande studioso de, di filologia biblica, di storia del testo biblico ehm, degli anni, insomma, le vedete lì, la, la, la nascita eh, l'anno la, la di nascita, l'anno di morte, che ha un approccio, fa una ricostruzione ehm, sociologica in qualche modo. Eh? Cross e... Come dire, interpretando secondo me, me non Cross, scusate, Talmon, eh, interpretando secondo me meglio la testimonianza di Qumran, cosa ci dice? La, I testi di Qumran ci testimoniano una grande varietà testuale che esisteva in area, pal grazie, in area palestinese in epoca pre-cristiana. Eh? grande varietà testuale che pot probabilmente poteva anche riflettere una varietà sociologica, eh, gruppi diversi che si rifacevano a testi diversi e cose del genere. Cosa succede? Cosa succede eh, a causa di eh, diversi eventi storici, il più importante e traumatico, che di cui si è parlato anche oggi, è la distruzione del secondo tempio nel 70, il gruppo, il gruppo che eh, sopravvive traghetta il giudaismo eh, nell'epoca post eh, tragedia, della distruzione del secondo tempo, è il farisaismo, il farisaismo che, a cui, che aveva come testo proprio il testo che diverrà il testo masoretico. Eh? perché occhio che okay, qui siamo nel primo secolo dell'era cristiana, il testo masoretico non esiste ancora, eh? si parla infatti di testo pre-masoretico. Il testo masoretico è una cosa che si afferma nel Medioevo. Però la, la struttura, lo scheletro di questo testo, lo scheletro consonantico o, o qualcosa di questo testo, viene, è il testo del farisaismo. Il testo del farisaismo, farisaismo e il farisaismo sopravvive alla distruzione del secondo testo sopravvive e rifonda il giudaismo e porta con sé il proprio testo. Gli altri testi scompaiono. Gli esseni se sono mai esistiti o cose avevano probabilmente dei loro testi, delle loro cose, il testo da cui è stata copiata, è stata tradotta la Bibbia in greco, anche questo scompare. Non ne sappiamo nulla perché Abbiamo la testimonianza della traduzione in greco, ma la, la, la forlage, la, il modello da cui è stato tradotto questo testo non ce l'abbiamo più. Perché? Perché è scomparso, perché la, il giudaismo che stava dietro a questo testo è scomparso e sopravvive il testo pre-masoretico. Eh? E come è stato detto durante una domanda oggi, eccetera, i 70 che nascono come espressione, una delle espressioni più alte del giudaismo ellenistico, della... Cultura giudaico-ellenistica diventano la Bibbia dei cristiani e quindi vengono rifiutati dalla, dalla tradizione giudaica. Questo insomma, più o meno, eh, ho eh, con, qualche, con qualche divagazione, ma ho riassunto la eh, teoria di Talmone, cioè una teoria che eh, ha, ogni, ogni testo è collegato a una comunità. E ovviamente anche il testo samaritano, eh, che ora stavo colpevolmente dimenticando, ma okay? Una posizione, eh, io direi specularmente opposta, è quella, nel corso degli anni più volte rielaborata e riaggiustata, come è tipico dei grandi, dei grandi studiosi, è Emanuel Tov, Tov, secondo cui invece ehm, quello che noi dobbiamo cercare di fare è di considerare ogni, L'ha ridetto oggi in qualche modo, eh, ogni testimonianza, manoscritta del testo biblico mh, semplifico, è comunque dello stesso valore, ha lo stesso valore e dobbiamo noi cercare di ricostruire un testo o capire il valore che possa avere, ma non è che il singolo frammento di Qumran allora non va bene o il manoscritto di Qumran è un testo volgare e lo tralasciamo, hanno lo stesso peso, ogni detto molto anche qui eh, semplificando, ogni manoscritto è un testo, si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, ma è una posizione, vedete, in qualche modo speculare all'altra, lì eh, considera i, i testi come grandi unità e questo considera l'attenzione che il critico testuale deve dare a ogni manoscritto biblico che abbiamo. Eh? Dicevamo, dicevamo, appunto che eh, la testimonianza questa è un po' la eh, situazione eh, della, della filologia biblica, della storia del testo biblico prima e dopo Qumran, cioè cambia la prospettiva. E la prospettiva cambia anche e cambia anche. Eh, grazie alla scoperta dei testi di Qumran, nel nostro modo di vedere le, i rapporti tra le eh, tradizioni e traduzioni della, del testo biblico. Un eh, momento fondamentale, uno dei punti più importanti, in cui secondo me eh, i testi di Qumran ci aiutano nella. Eh, in, 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 avere, nel, nel vedere la storia del testo biblico in un'ottica diversa è il rapporto tra il testo ebraico e i 70, cioè la traduzione greca. Eh? I testi di Qumran e i 70 o la 70, insomma, se vi piace di più al femminile, ditelo al femminile, non importa, um, in, che modo, in che modo i testi di Qumran ci? consentono di vedere diversamente questa eh, situazione. Qual era il problema prima della scoperta dei testi di Qumran? Il problema prima della scoperta dei testi di Qumran era che noi non sapevamo o comunque non potevamo dire con certezza quali erano i motivi delle eh, spesso notevoli differenze tra i 70 tra la traduzione in greco che noi abbiamo dei 70 e il testo masoretico. Cioè ci sono molte differenze, ci sono molte differenze ed è evidente che eh, in qualche modo il testo masoretico che noi abbiamo oggi non corrisponde precisamente al testo tradotto in greco dei 70. Come si può spiegare questa cosa? Due possibili spiegazioni. Una che il testo greco è stato. In più punti, in, 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 insomma, in, in parti anche notevoli, eccetera, cambiato dai traduttori greci per motivi i più vari, per, per una questione di, uh, di evitare gli antropomorfismi, qualunque, qualunque cosa, insomma, il traduttore greco aveva un testo che è più o meno quello che oggi è il testo che noi conosciamo e l'ha cambiato. Ipotesi 1 ipotesi 2, ipotesi 2, il texto, il traduttore in greco, i traduttori dico traduttore così per i traduttori in greco avevano un modello ebraico diverso che noi abbiamo perduto, che noi non abbiamo più, e quindi queste differenze sono dovute al fatto che il eh, traduttore in greco o i traduttori in greco cosa facevano? Traducevano da un altro testo. E qui, fino a questo punto, fino alla scoperta di Comran, cioè non si poteva andare oltre questa, questa segnalazione del problema, questo segnalare il problema. Perché? Perché non c'era una prova eh? quindi uno poteva avere un'idea in un modo, uno poteva avere un'idea in un altro, ma il, si era in una sorta di stallo. Eh? Anticipo poi vedremo alcuni esempi, ma anticipo la conclusione di questa sezione. La conclusione di questa sezione, i manoscritti di Qumran ci hanno permesso di risolvere questo problema che abbiamo ora eh, definito nel senso che noi abbiamo trovato testi biblici a Qumran che rappresentano il modello dei traduttori in greco. Cioè, la risposta alla domanda che ci facevamo è che, anche se bisogna stare attenti a generalizzare, eh, cioè almeno fermiamoci alle cose che vediamo, però in alcuni casi, in alcuni casi, i traduttori in greco hanno tradotto da un testo diverso dal testo masoretico. Testo che se non ci fossero state le scoperte di Qumran noi non avremmo mai conosciuto. Perché? Perché è andato perduto, come si diceva quando parlavamo di Talmon, perché eh, il gruppo di Qumran, sono arrivati i romani, li hanno probabilmente uccisi, eh, cosa, sono scappati e questi testi sarebbero rimasti per sempre nelle grotte, cioè nelle grotte e così via. Invece, i, 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 i casi, la cosa dell'archeologia, eccetera, mh, le scoperte di Qumran ci hanno permesso di ritrovare in qualche modo, il in alcuni casi, torno a dire, sarebbe bello se la testimonianza qumranica fosse molto più vasta e poter avere una visione più vasta, però molto spesso su strada di frammenti e così via, però in questi casi, in questi casi che abbiamo trovato la risposta c'è, la risposta è il testo da cui hanno tradotto i 70 è un testo diverso da quello che poi sarebbe diventato il testo masoretico. Sono i cosiddetti testi di Qumran mm, eh, che vanno con i 70, una cosa del genere. Eh? Facciamo qualche esempio, facciamo qualche esempio. Questo è eh, un passo di eh, Esodo 1, 1.1.5. Si vede? Sì, si vede meglio sui che qua, um, eh, vedete. Ora non sto a rileggere tutto, che il tempo non è eh, moltissimo. Vedete, si parla di 70 figli eh, discendenti di Giacobbe. Eh? Lì, ora poi ci sarebbe molte cose da dire, ma noi adesso qui facciamo critica bassa, eh? non facciamo critica alta. Facciamo perché negli studi biblici, eh, come forse alcuni di voi sanno, c'è questa distinzione eh, che la. La critica del testo, la critica textus è la critica bassa, la cosa delle fonti eccetera invece è la critica alta e che è una distinzione che sicuramente chi la usa cioè un, ha una, eh, un giudizio di valore, ma noi, insomma, noi qui facciamo critica bassa. Quindi mi fermo alla questione 70, cosa succede? Nel testo greco, nello stesso coso, pente kai pente kai ebdomecon. I figli sono 75, perché eh, si possono fare varie ipotesi di critica alta, di cose emotive, co come mai? Come mai? Se l'è inventato il eh, traduttore in greco, eh, c'è un motivo esegetico, c'è un motivo cosa ne so, allora... Ecco, questo è un caso di cui parlavamo, manoscritto di Qumran, Esodo 115 in 4Q13. 4Q13, ora eh, non so fino a che punto posso, eh, evidentemente se non, 4Q vuol dire grotta 4, il testo numero 13 della grotta 4, della quarta grotta di Qumran, è un manoscritto biblico, un manoscritto dell'Esodo. Eh? Ecco, qui frammentario, poi vedremo anche qualche foto, qui non ho eh, foto, eccetera, dove ci sono i puntini e cosa vuol dire che sono, il testo era eh, in cattivo stato, è stato necessario integrare, però non era in cattivo stato e si leggeva bene in un testo ebraico che parlava di 75 persone, 75 anime, come, scusate, il, testo, vedete, come il testo greco. Come il testo dei 70, laddove il testo masoretico che noi avevamo parlava di 70, non 75. Quindi, questo è un tipico esempio di testo, eh, di testo ebraico, di un manoscritto biblico. Di Qumran ed è un, 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 al, purtroppo non possiamo dirlo con, gran con grande precisione, però, è un testo pre-cristiano, facciamo eh, primo secolo avanti l'era cristiana, per stare larghi: che come dicevo concorda ci risolve questo problema ci dice i traduttori del 70 in questo caso sottolineo in questo caso hanno tradotto 75 perché avevano un testo ebraico che diceva 75 hanno tradotto letteralmente ok altro esempio questo un po più un po' più, eh, come dire, proprio sulla struttura del testo. Geremia, Geremia 10, 3, 11, non lo sto a leggere tutto, il libro di Geremia è uno di quei casi in cui si sentono di più le differenze tra il testo masoretico e i 70. Perché tendenzialmente, tendenzialmente i 70 hanno un... Testo più breve. Mm? E anche lì, boh, come mai è successo? Quale risposta ci dà la testimonianza di Qumran? La testimonianza di Qumran ci, ci dice che questa differenza strutturale, questo testo più breve, questo testo più breve dei eh, 70 di Geremia, non se lo sono inventato i traduttori greci, non hanno tagliato per dire che non ce l'ho no voglia, questa non mi piace, taglio. C'era un testo ebraico più breve che girava in, in quell'epoca, in quella zona, e lì poi appunto, vedete eh, quello che dicevamo prima. Il testo, questo testo ebraico che ritroviamo qua, ora fidatevi di me, le, cose, le parti sottolineate in rosso sono quelle che mancano. Questo è il testo, di, eh, il testo masoretico. Le parti sottolineate e in rosso mancano nel testo greco. E se voi prendete Geremia in 4Q eh, 71, vedrete, vedrete se andate a controllare qui non so stiamo troppo ad approfondire, però fidatevi, mancano anche nel testo ebraico. C'è un testo ebraico, quindi circolava in area palestinese un eh, testo ebraico di Geremia più corto, che, di cui noi non avremmo saputo nulla, ma che ci era testimoniato nei 70. E questo non possiamo approfondire ogni cosa, se no, però tenete conto anche se teniamo conto del racconto della lettera di Aristea, cosa ci dice la lettera di Aristea? Che il testo del, del Pentateuco è stato tradotto da un testo greco, da un testo ebraico proveniente dal Tempio. E questo collega la testimonianza di Qumran col Tempio. Questa, ora vediamo se ce la faccio a, a tornare su questo, ma insomma teniamolo presente. Va bene? Un altro, eh, un altro passo interessante da questo punto di vista è, anche questo molto famoso, Deuteronomio 32.8. Vedete, qui eh, c'è eh, una differenza abbastanza interessante. Il, te il, mas il testo masoretico legge: Quando l'Altissimo divise l'eredità alle nazioni, quando separò i figli di Adamo, stabilì i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele. Le misparbene Israel. Come Traducono i 70, disperse le nazioni, dispersi i figli d'Adamo, fissò i limiti delle nazioni secondo il numero degli angeli di Dio. È una traduzione completamente diversa. Eh. Boh, ci, ovviamente, molto si è scritto, molto ha eh, studiato l'esegesi eh, su questo passo, eccetera. E ora non, non ci possiamo soffermare troppo, però è evidente, cioè una, sembrerebbe no? una cosa più. Eh, universalista è una cosa invece più legata al Dio di Israele. No? E anche qui, boh, perché c'è questo cambiamento? Qual è il testo più originale? Qual è il testo più antico? Qual è la lezione buona? Eh? Ammesso che esista una lezione buona. Oppure, rigirando la domanda, perché i 70 hanno cambiato? Perché è diverso il testo dei 70? È diverso perché eh, al traduttore, eh, ad Alessandria d'Egitto, eccetera, non interessava fare la cosa di de parlasse dei figli di Israele. Ha preferito fare una cosa, ad esempio, più comprensibile al pubblico greco. Queste erano tutte teorie che, interessanti e affascinanti. E comunque il problema resta, perché il testo è diverso. Eh, quindi mh, quello che ci aiuta, quello in cui la testimonianza di Kumaran ci aiuta, è comunque a dare di nuovo in questo caso una risposta alla domanda del perché è cambiato. Non ha cambiato il traduttore per motivi suoi o i traduttori per motivi loro, ma hanno cambiato perché avevano un testo ebraico diverso. Anche qui, come vedete, è un testo molto eh, frammentario, molto frammentario, 4Q37, il passo comunque è quello lì, perché che cosa, vedete, parla di Bene Elohim. Figli di Dio, quindi in qualche modo angeli, e non bene Israele. Quindi questo uh, il, testo, il testo greco, comunque anche se ci, ci, si potrebbe discutere, io anticipo le domande che potrebbero venire fuori così, eh, pot, eh, si potrebbe discutere su quanto è letterale questa traduzione eh, rispetto a Bene Elohim, comunque i figli di Dio, so, gli angeli di Dio, eh, quello è, è, è evidente che comunque il testo greco riprende una tradizione, una tradizione che era anche in ebraico e questo ce lo dice questo piccolo frammento di Qumran anche qui eh, non ho la foto però vedete dal, eh, quello tra parentesi quadre vuol dire che è integrato eh, quindi vedete che sono proprio poche, poche cose però è chiaro però nel, uno dei, in questo caso siamo fortunati in questo caso siamo fortunati perché? perché il pur in un contesto così il pezzo interessante si è salvato, interessante dal punto di vista della ricostruzione del testo e del rispondere alla domanda del, del rapporto tra il testo masoretico e 70, e è evidente che la, la, traduzio, la, la tradizione a cui il testo greco si rifà è questa qui, è questa del, del testo mh, ebraico ritrovato a Qumran. Detto questo, detto questo... Eh, il perché di questa differenza testuale resta, eh? non, è, non è il nostro compito qua adesso parlare di questo, però il, il problema rimane, ma almeno una parte del problema è stata, è stata risolta. La risposta è che il, 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 il traduttore in greco aveva una forlage, aveva un modello di testo ebraico di, di, differente. Mm? Di nuovo. I casi della vita, i casi dell'archeologia, è un testo che se non ci fossero state le scoperte di Qumran, noi saremmo ancora qua a chiederci il motivo della, di, della differenza di testo. Eh? Quindi, il rapporto tra Qumran e 70 ci permette di dire che. Eh, in ogni caso, in ogni caso il, un, un testo ebraico alternativo a quello eh, che poi diverrà il testo masoretico c'era e, e riprendo qui le eh, considerazioni di Emanuel Tov, mh, cioè non era neanche un solo testo. La testimonianza di Comran ci dice la grande fluidità testuale che c'era in epoca pre-cristiana, cioè quanto più, su questo poi ci torniamo, ma eh, anticipo la cosa, quanto più poi la tradizione masoretica diventerà fissa, cioè il costruire la siepe intorno al testo, no? tanto più in epoca pre-cristiana, anche per una differente proprio condizione sociale, condizione storica, era fluida, era, eh, non c'era una fissità testuale, perché eh, troviamo a Qumran... Testi, come ho detto, che eh, si accordano con i 70, ma troviamo anche testi che non si accordano con i 70, che anticipano quello che sarà il testo masoretico, e troviamo, e adesso ci arrivo, testi che vanno per i, i fatti loro, cioè testi che non si allineano né i famosi non, testi non allineati testi, i famosi testi non allineati che non seguono ne, nessuna tradu, traduzione nessuna tradizione precedentemente nota quanto tempo ho? un quarto d'ora no, è uno scherzo Vabbè, allora, eh, 20 minuti eh, sono riuscito a guadagnare 5 minuti. Eh. Esempio, esempio che anche oggi è stato citato, momento, eh. la questione del nazireato di Samuele. Uno Samuele. Uh, 1.22 si parla di una consacrazione di Samuele eh? è una storia anche molto letterariamente eh, molto bella da leggere poi costruita con eh, intelligenza narrativa eh? però eh, non è di questo che mh, ora parleremo Ecco, si parla in qualche modo di una consacrazione, ma non è specificato con chiarezza che tipo di consacrazione, no? Sarà presentato al Signore per rimanervi per sempre. Resta sul vago. Ecco, questo è 1 Samuele 1,22 in 4 q 51 4 q 51 è un, uno dei testi più importanti, uno dei testi più eh, interessanti, anche del, che è stato tra i primi pubblicati negli anni 50 da Cross in un articolo intitolato Il più antico manoscritto di Qumran cosa, e risale probabilmente al eh, insomma, diciamo, secondo secolo avanti l'era cristiana, se non prima. Il testo è quello lì, ci sono le solite lacune, le solite cose che non hanno, il testo è rovinato, eccetera. Io lo consacrerò come Nazir, Natatihu Nazir, come un Nazireo. E qui si pone un altro problema. Abbiamo visto il testo prima, qui vedete, il testo di Qumran non è né in allineamento né in accordo col testo masoretico né con i 70 è un testo terzo è una terza uh, versione <ride> mm, visto che il tempo stringe la, la, è una, una cosa molto uh, evidentemente complessa da risolvere perché qui il problema è un altro qui il problema è è questo un testo Originario o almeno originale, eccetera, oppure e che poi per qualche motivo non, non è passato nelle tradizioni successive, oppure il testo originale, o se vi fa paura, la, 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 se ci fa paura la parola originale, diciamo il testo più antico, era quello dove non si citava il nazireato e in qualche modo questo testo spiega quello che nel testo biblico è, è implicito, eh, perché è lì che andava a parare, poi si parla del tagliare i capelli, eccetera. Chiaro? La domanda quindi è, questo è un testo originario e il riferimento al nazirato si è perso, oppure il testo originale non parlava del nazirato e questo è un testo che spiega quello che nel testo che ha di fronte è implicito. Hm? E il fatto stesso che ci facciamo questa domanda, torno a quello che ho detto prima, ci dice la fluidità del testo a quest'epoca. Cioè, eh, oggi, o comunque dopo la stabilizzazione del testo, nessuno si sogna di prendere un testo biblico e cambiarlo. E questo invece a Qumran poteva succedere questo. Cioè, erano differenti tradizioni, eh, come dire, eh, parallele tra loro. Eh? Detto, la faccio molto semplici cioè, no, la faccio rapida. Vedete una possibilità? Una possibilità è che il testo originale fosse questo qui. Eh? E che semplicemente il nazireo è saltato nella tradizione successiva per un salto da uguale a uguale. Mm? Questa è una possibile soluzione. Che, eh, ad Olam, per sempre per sempre, uno scriva, dicevamo, gli scrivi. Sbaglia. È vero che gli scribi della, eh, dei testi sacri sbagliano meno rispetto al monaco che sta eh, copiando l'Odissea. Questo ok, però sbagliano, che lo può succedere, e in questo, questa potrebbe essere una soluzione. Il testo, questo è un, testo, è un testo che non esiste: eh? è un testo possibile, un, un testo eclettico. un testo, non so, Chiamatelo come vi pare: un, quello, un testo che tende alla cosiddetta edizione eclettica. Questa è una possibilità. È una possibilità di testo originale che contiene un, uh, un, un, un sintagma due sintagmi uguali. Per cui è possibile che lo scriva arriva fino a un certo punto, poi si va a fumare una sigaretta, ritorna e riprende da dopo il secondo pezzo e resta fuori. E da lì, in avanti, da lì in avanti tutti gli altri continuano a copiare, perché quel, resta quel testo lì, continuano a copiare il testo senza il riferimento al nazireato. Eh, ci sono altre eh, indicazioni che ora saltiamo, per cui secondo me, che io, poi se, eh, il testo poi chi vuole gli do il testo, insomma, eh, ci sono alcune indicazioni che secondo me tendono al fatto che comunque il testo col nazireato fosse più antico, per ora non stiamo troppo a cosa. Questo è un altro eh, argomento che oggi è stato ampiamente, ampiamente trattato e mi, e mi vergogno a parlare, del, avendo qui Stefan Schorr, del, del pentateuco samaritano, ma eh, la tradizione samaritana come è stato ampiamente già detto oggi, quindi posso abbastanza andare veloce, ma eh, cosa succede? La, ah, eh, nelle varie eh, eh, tradizioni o che diventeranno tradizioni testuali della storia del testo ebraico attestate in uno stadio più antico, a Qumran c'è anche la tradizione samaritana. Questo è un esempio, vedete, testo masoretico, testo samaritano. Questo è Esodo 32,10 che forse è stato citato oggi, orsi. e questo è 4 Cupaleo Esodo M. Quindi, vedete, il testo del, eh, il testo del frammento cumranico ci dice che quello che diventerà il testo sa eh, samaritano non è una innovazione più tarda dei samaritani, ma che i samaritani hanno preso un tipo testuale che viene da una tradizione più antica. Questo è il, il succo del discorso che oggi è stato abbastanza eh, bene approfondito, quindi non... non eh, questo ci può anche dire qualcosa appunto sull'origine dei samaritani e cose del genere, però vedete comunque Qumran come in, eh, pur creando dei problemi illumina vari, eh, varie eh, problematiche che prima, eh, sulle quali prima si poteva ragionare solo in modo più astratto. Eh? Quindi problemi che vengono talvolta risolti. Eh, però eh, purtroppo, purtroppo, ma è così che la, la, la scienza procede, perché di scienza stiamo in qualche modo parlando, eh, non solo a, a, la testimonianza dei testi di Qumran ci ha permesso di risolvere dei problemi, ma ahimè ce ne ha anche aperti degli altri. Eh? Abbiamo parlato di questa fluidità testuale, di questo testo che, non è, che era tutto tranne che fissato, eh, tutto, tra, tutto tranne che fermo. Eh? e proprio il fatto che proprio il fatto che la testimonianza di Qumran ci, eh, ci testimonia la testimonianza di Qumran ci testimonia una fluidità testuale ci deve eh, in qualche modo eh, rendere cauti su un Approccio alla ricostruzione di questi testi basata sul testo masoretico. Allora, i manoscritti biblici di Qumran sono molto spesso molto frammentari, c'è solo un manoscritto intero di un libro biblico, che è il rotolo di Isaia, e tutti gli altri non ce n'è uno completo, si vede, Ce ne sono alcuni in qualche modo un po' più eh, sostanziosi, ma molto spesso parliamo di frammenti, frammentini, frammentoni, ma insomma lì stiamo. Allora, che sono, che hanno molte, molte lacune, che hanno dei buchi, che hanno delle cose, e allora qual è? perché è umano ragionare in questi termini, ma bisogna starci attenti, cosa succede? Si, nelle edizioni nelle cose si tende a ricostruire queste lacune basandosi sul testo masonetico. Questo è una, come dire, è una scommessa che facciamo, ma è rischioso, e è rischioso proprio per quello che vediamo, perché era un testo che non era ancora il testo masoretico, era un testo fluido, era un testo non fissato. Quindi, se io ho eh, Genesi 2,2 e eh, nel manoscritto cumranico c'è una lacuna, devo, eh, 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 ci devo pensare bene prima di riempire la lacuna con quello che è un testo che io conosco da un manoscritto di mille anni dopo. Chiaro il discorso? Faccio un esempio. Deuteronomio 8, 6, testo masoretico e 70. Questo è uno di quei casi in cui non c'è nessun particolare problema. Perché vedete il, il testo è lo stesso, più o meno. Cioè, la, I 70 non danno eh, varianti degne di nota. Mm. Se io trovassi, questo è una, siamo nel campo delle ipotesi, eh, che questo è una cosa: un frammento ipotetico che mi sono inventato io mm, con una lacuna prima del verbo. per camminare nelle sue vie, quindi metterlo in pratica, e temerlo. Camminare nelle sue vie e temerlo. È chiaro che è una parola, è una parola, cosa, noi abbiamo il testo masoretico intero, lo, in, come integriamo la lacuna? Integriamo la lacuna con quello che sappiamo dal testo masoretico e facciamo tornare la cosa, e, eh, perché certo che, eh, come dire, è, è anche abbastanza logico, eh? Però, attenzione, abbiamo detto il testo di Qumran, il, la testimonianza Qumranica, anche quella cosiddetta biblica, era fluida. Non, non possiamo avere la certezza che la lacuna vada colmata, vada eh, riempita sulla base di quello che era il testo masoretico. E in questo caso abbiamo un testo biblico Qumranico. Un testo biblico di Qumran che è quello stesso passo, con un verbo diverso. <ride> e questo è niente si potrebbe discutere molto sul tipo di manoscritto che era. Comunque, eh, questo, è, questo è, questo invece è un, fatto, è un dato, cioè, no, è, ed è un esempio evidente ad esempio evidente della libertà e probabilmente riprende da un passo precedente del Toronomio, eh? che... però, come dire, è un caveat, è una cosa, stiamo attenti che proprio la testimonianza dei testi di Qumran ci dice il fatto che questi testi erano tutto tranne che testi fissati, che testi canonizzati, erano testi in movimento, mm? E attenzione, lì anche, adesso va molto di moda la codicologia, queste cose qui, lì anche misurando la lacuna, eccetera, ci stava benissimo il verbo del testo masoretico, eh? e però non era quello. Ma si può anche fare al contrario la cosa, eh? Questo, stiamo sempre lavorando dal punto di vista del, di indicazioni metodologiche, del, del, il succo del mio discorso è stiamo attenti a riempire le lacune. Ma vedete? In questo caso, questo è il manoscritto di cui dicevamo purtroppo non si vede molto bene, ma l'idea ce l'abbiamo. Vedete qui lo scriva. Si era dimenticato un intero versetto, se non di più, e lo riscrive. Anche quelli online, lo riscrive in mezzo alle linee. Ok? Vedete, vedete che è molto più stretta la cosa perché dico questo voi direte e eh vabbè a noi che c'è no lo dico perché se questo passo fosse stato in lacuna noi avremmo detto quel versetto mancava perché i conti non tornavano eh, io vi butto lì il problema cioè non è che ho la soluzione questo è il, il, il discorso è Attenzione che eh, le, le lacune del testo biblico a Qumran, proprio a causa del fatto che dove il testo non è lacunoso ci rendiamo conto che era molto libero, dobbiamo stare attenti, stare molto attenti e tenere presente il problema che riempire le lacune sulla base del testo masoretico è un rischio. Tutto lì. Mm? Come dire, il testo masoretico è tutt'altro che deve valere, non può valere come modello per un testo che era precedente di secoli e, che, e, 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 per una, e in una società nella quale l'approccio, il modo di vedere il testo era completamente diverso. Era completamente diverso. Qui un altro esempio, eh, cosa... ah, questo è un altro esempio carino che faccio molto rapidamente perché ho qui l'orologio davanti che mi sta mettendo l'ansia. Eh, vedete, qui è un altro coso, il, il cantico dei cantici, dal rosso al rosso, da qua a qua, nel testo di Qumran... Il testo non è riportato, e qui i 70 non ci aiutano, è la stessa roba. E questi sono i versetti che mancano, e qui potrebbe essere, non lo so, perché sono tesi un po' magari non erano sentiti come adatti alla. alla, alla la comunità, la cosa, non lo so se c'è un motivo legato al contenuto o se anche qui c'è un, un, un qualche errore meccanico, comunque vedete che di nuovo un esempio di un testo umranico che ehm, non è allineato con le tradizioni successive. E qui boh, eh, c'è un motivo preciso, non lo sappiamo, ma di nuovo vedete fluidità testuale, cioè questi facevano quello che volevano. Questo è il pezzo, questo è il manoscritto che c'è la cosa che manca. Va bene. Letteratura. Un, uh, 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 dicevamo il titolo del mio intervento è tra biblico e parabiblico. Questa fluidità testuale, questa uh, mancanza di uh, strutture bloccate nell'approccio nell al testo. Del, del, della testimonianza cumranica ha fatto nascere eh, negli studi cumranici un, uh, un nuovo genere, un nuovo genere letterario che con qualche differenza insomma eh, si chiama letteratura parabiblica. Mm? E qua avete una citazione della letteratura parabiblica di, del mio maestro, uno dei miei maestri, Florentino Garcia Martins, che è una de, uh, definizione Perfetta di quello che è la letteratura parabiblica a Qumran secondo una determinata eh, ottica. Una letteratura che partendo dalla Bibbia, dalla Bibbia ebraica, racconta a modo suo il testo biblico, che intreccia e amplia contraddizioni molto diverse. Tutte queste composizioni partono da alcuni testi della legge dei profeti, ma a, di a differenza della lettura esegetica, più che interpretare il testo biblico, lo ampliano con altri. Certo, può essere così, però attenzione, questa è una visione che in qualche modo ribalta i termini del problema, perché dà per scontato che esistesse un testo fisso. Può essere, ma può anche non essere. E quindi, e del resto, del resto il testo biblico stesso... Ci dice, appunto, eh, come dire, anche nel testo messa in questi termini, anche in, nel testo biblico stesso troviamo letteratura parabiblica. Finisco, finisco. Eh, le cronache, il re Manasse, nelle eh, cronache, si pente. Vedete, Manasse sapeva che le... se voi andate a leggervi eh, lo, lo stesso episodio, la stessa vicenda nel libro dei re, siamo dentro la Bibbia ebraica, di questo pentimento non si parla. Cosa significa? Il cronista, l'autore delle cronache, al cronista, l'autore delle cronache, dava fastidio il fatto che Manasse, un re empio, che ne ha fatte di tutti i colori, che cosa, abbia goduto di un regno lungo e prospero di 50 anni, 45 anni, non me lo ricordo più. Allora cosa fa il cronista? Dice perché è successo questo? Perché Manasse si è pentito. Questo è un esempio di letteratura parabiblica. C'è un testo biblico e lui lo cambia. Però è confluita, nella, eh, nella, nella, è confluita dentro il testo masoretico ed è diventato un testo canonico. Questo per dire la complessità dei problemi. No? E quindi vedete il, il, il concetto di letteratura parabiblica presuppone una Bibbia già fissata. Un testo biblico già fissato che non è il caso di Qumran. Ma anche dentro il testo biblico stesso ci sono casi di questo tipo che sono in qualche modo qui sono. Eh, sono poi confluiti nel canone, sono in qualche modo esempio, tracce, tracce di quella che era la fluidità testuale. E in questo caso è il, il, il biblico o il parabiblico sono accidenti della storia. Questo è. Finisco, finisco. Eh, ho cercato, ho cercato di eh, mettere in evidenza alcuni problemi, alcuni li ho tralasciati anche sul canone, a accumulando ce ne sarebbe da dire, ma lasciamo stare. Ma in qualche modo partendo dalla di far vedere come, partendo dalla critica bassa, si può ampliare il discorso e avere una comprensione più chiara del testo e della irrinunciabilità della critica bassa e dell'approccio critico testuale. E chiudo, chiudo con una, una citazione di un grande semitista del passato eh, che è Giorgio Levi della Vida Giorgio Levi della Vida che eh, diceva che la filologia è come una eh, ragazza permalosa, se trascurata si vendica. Con questo vi ringrazio della pazienza.